Dietro di noi stiamo assistendo alla demolizione del chiosco di Adema. Accanto a me Salvatore Diadema, il titolare appunto dello storico chiosco di Piazza Regina qui a Mazara del Vallo. Un ritorno al passato con il nuovo chiosco che aprirà probabilmente fra qualche settimana. Esatto, ritorno al passato anche perché ritorniamo alle origini. Il vecchio chiosco di legno ritorna con uno sguardo al passato con nostalgia, però insomma entusiasti per un futuro migliore, una piazza nuova, un risveglio della zona, della marineria. Insomma, che dire, è sempre una forte emozione, però affrontiamo il futuro con serenità e con voglia di andare avanti, perché insomma abbiamo, ringraziando a Dio, un prodotto che parla da sé e, insomma, ci auguriamo il meglio. Quali sono le tempistiche per la riapertura? Le tempistiche, allora, per quanto riguarda la piazza, per completare la piazza, la ditta ha detto 15 giorni, da 2 a 3 settimane. Per noi i tempi sono quelli, un paio di settimane, perché dobbiamo sistemare tutto l'interno e saremo operativi al 100%. Quindi le autorizzazioni già sono tutte arrivate, manca soltanto montare tutto l'interno? Perfetto, le autorizzazioni sono tutte arrivate dopo un bel po' di tempo, però tutto a posto, ho detto completiamo e riniziamo, ripartiamo alla grande. Su internet si susseguono i commenti della tristezza appunto di questa demolizione. Si ha paura di aver tagliato fuori un pezzo di storia di Mazara del Vallo. Lei cosa ne pensa? Assolutamente sì, perché insomma, chiamato il famoso chiosco, chiosco storico, insomma, rappresenta ricordi di infanzia di quelli della mia età o quelli un pochettino più grandi. Insomma, chiunque è passato da Piazza Regina e ha preso un gelato da ciolla, si è seduto da piccolino sul bancone per vedere insomma, gli operai che riempivano i coni. Quindi è una forte emozione. Abbiamo visto tanta solidarietà da parte dei cittadini, ci siamo accorti da ieri, insomma, quando abbiamo iniziato la demolizione, oggi, tutti che filmavano, tutti che fotografavano, quindi diciamo che stiamo lasciando un bel ricordo.
Non è possibile, Riccio. No, ferma dopo. Thank you.